Ciao, io sono Eve. Sono nata in una bellissima cittadina italiana. Mio padre era uno scrittore. I suoi romanzi non vendevano bene e abbiamo sempre avuto problemi economici. Per questo motivo i miei litigavano come cane e gatto. Sei un perdente! Diventerò vecchia prima che riuscirai a occuparti di noi in maniera decente. Alla fine hanno divorziato e io sono andata a vivere con la mamma, che si è poi risposata. Avevo un patrigno e una sorellastra che si chiamava Lia. Sei bellissima, anche tu. Stavo scherzando, sei brutta, non provare a toccare i miei giocattoli. Quando i nostri genitori erano nei paraggi, Lia si comportava come un angioletto. Ma quando non c'erano si trasformava in un piccolo diavolo. Mi mancava papà e ripensavo spesso a quando inventavamo le storie insieme. Un giorno la mamma mi ha vista scrivere un racconto. Mi ha subito tolto il quaderno dalle mani, ha strappato la pagina e l'ha distrutta in mille pezzi. Vuoi diventare una perdente come tuo padre? A differenza di papà, il mio patrigno era un uomo d'affari di successo e guadagnava anche parecchio. Un giorno stavo passando per il salotto e l'ho sentito parlare con la mamma. Darei via una mano per un piatto di lasagne. Non sono una brava cuoca, ma possiamo ordinare qualcosa? Ho deciso di fare un gesto carino per loro. Così ho rotto il mio salvadanaio e sono andata a comprare le lasagne. Ma quando sono tornata stavano già cenando. Lia, sei un tesoro. Non come Eve. Lei è inutile. Ero distrutta e ho buttato via le lasagne che avevo comprato. Qualche anno dopo ho vinto una gara scolastica. Non vedevo l'ora di mostrare la medaglia d'oro ai miei. Ma quel giorno Lia aveva vinto la gara di canto. Questa bambina ha un vero talento. Lia era di nuovo al centro dell'attenzione e io ho pianto fino ad addormentarmi. Più diventavo grande, più mi sentivo invisibile. Avevo fatto il possibile per farmi notare, ma Lia era sempre un passo avanti a me. Persino i ragazzi notavano solo lei. Ogni volta che mi piaceva qualcuno, quest'ultimo smetteva di interessarsi a me non appena vedeva Lia. Aspetta, voglio essere il tuo schiavo. Andavo alla diga quasi ogni sera. Mi sedevo a un tavolo della terrazza di un bar. Ordinavo un tiramisù, il mio preferito, e scrivevo. Esatto, la scrittura mi appassionava ancora. Credo che volessi fuggire dalla mia vita noiosa. Un giorno stavo scrivendo al PC quando un ragazzo si è seduto al mio tavolo. Era bellissimo. Ciao, ti vedo spesso qui. Cosa scrivi? Sono diventata rossa come un pomodoro e ho chiuso subito il PC. Non è niente. Eppure mi sembri una ragazza speciale. Comunque io mi chiamo Robert, a piacere. Mi è sembrato di vivere in un sogno. Senza nemmeno rendermene conto, ho superato la timidezza e ho iniziato a chiacchierare con Robert come se ci conoscessimo da anni. Poi si è offerto di accompagnarmi a casa. Quando siamo arrivati abbiamo visto Lia. Ecco, ora Robert si sarebbe dimenticato di me e avrebbe iniziato a flirtare con lei. Eve, finalmente hai un ragazzo! Oh, aspetta, certo che no. È troppo per te. Eve, è troppo per me. Cosa? Avevo sentito bene. Lia ha sbuffato e io mi sono sentita leggera come una piuma. Una volta nella mia stanza mi sono sentita ispirata, così ho preso il PC e ho iniziato un nuovo racconto. Per il protagonista prendi lo spunto da Robert. Non vedevo l'ora di rivederlo. Nel profondo temevo che il nostro primo incontro fosse anche l'ultimo. Quando sono tornata al bar lui era già lì ad aspettarmi. Abbiamo camminato lungo la diga e abbiamo ascoltato la musica degli artisti di strada. Robert mi ha spiegato che lavorava come modello per una rivista di moda. Alla fine ho ammesso che scrivevo racconti e che sognavo di diventare una scrittrice. Il nostro incontro di ieri mi ha colpita così tanto che ho deciso che il protagonista del mio prossimo racconto sarà ispirato a te. Ops, l'avevo detto ad alta voce. Wow, nessuno ha mai fatto niente di simile. Un paio di giorni dopo, Robert mi ha portato al lavoro con sé. L'ufficio della rivista era enorme. Nell'edificio lavoravano fotografi, modelli ed editori. Ho guardato Robert posare durante un servizio fotografico. Lo ammiravo molto. Quando sono tornata a casa, ho sentito delle urla provenire dalla cucina, accompagnato da un rumore di piatti in frantumi. Come hai potuto? Ora siamo sommersi dai debiti! A quanto pare il mio patrigno si era cacciato nei guai. Poco dopo l'hanno arrestato e la nostra proprietà è stata confiscata per ripagare i suoi debiti. Non ce l'aspettavamo per niente. Io, la mamma e Lia abbiamo dovuto cercare un nuovo appartamento. Abbiamo affittato una piccola casa in periferia. Sembrava che stesse per cadere a pezzi. Abbiamo speso tutti i nostri risparmi nell'affitto. Il frigo era sempre vuoto e noi mangiavamo dei piatti pronti molto economici. Tuttavia, un giorno Lia è tornata a casa con l'aria soddisfatta e ha messo sul tavolo una mazzetta di banconote.
Ho trovato lavoro in un ristorante. Canterò lì tutte le sere. Oh, che ragazza sveglia. Eve, prendi esempio da tua sorella. Perché non trovi un lavoro anche tu? Le parole della mamma mi hanno punta sul vivo. Volevo dimostrarle che non ero meno brava di Lia. E il giorno seguente ho parlato a Robert dei miei problemi. La rivista per cui lavoro sta cercando un articolista. Non credevo che volessero assumermi, ma ci ho provato comunque. Stavamo per andare in ufficio quando una ragazza ci ha raggiunti. Per qualche strano motivo aveva un viso molto familiare. Robert, che bello vederti! E lei è? Eve. Poverina, deve essere dura vivere con quella faccia. In quel momento ho capito. Lei era Rachel, una famosa youtuber. Nei video sembrava davvero carina, ma nella vita reale era una strega. Robert, tesoro, non dovevamo lasciarci. Ricominciamo da capo. Aspettate un attimo, lei era la sua ex? Per mia grande sorpresa, Robert mi ha preso la mano. Non torneremo insieme. Ho una nuova vita e non c'è più spazio per te. Il tocco di Robert mi ha fatto venire i brividi. Il cuore mi batteva così forte che lo sentivo rimbombare nelle orecchie. Ce ne siamo andati. E Robert mi ha spiegato che lui e Rachel avevano avuto una storia. Suo padre è un ricco uomo d'affari. Rachel è una ragazza viziata e ottiene sempre quello che vuole. Ci siamo tenuti per mano per tutto il tragitto. Ero così emozionata che mi sono subito dimenticata di Rachel. Ma quando siamo entrati ho sentito un nodo allo stomaco. Robert mi ha presentato l'editor e io gli ho mostrato i miei lavori. Mi sono morsa le labbra per il nervoso e mi sono infilzata le unghie nel palmo della mano. Che cosa ci facevo lì? Non mi avrebbero mai assunta. Non hai molta esperienza, ma hai un grande talento. Ti propongo un periodo di prova. Cosa? Avevo sentito bene? Ho fatto i salti di gioia. Sono uscita in corridoio e ho stretto forte Robert. Quando lui ha ricambiato il mio abbraccio sono tornata in me. Sono diventata rossa come un peperone e mi sono allontanata subito. Quando ho detto alla mamma che avevo trovato un lavoro, lei ha serrato le labbra e mi ha lanciato un'occhiata. Avresti potuto trovarne uno migliore. Chi ha bisogno dei tuoi stupidi articoli? Era così ingiusto che sono quasi scoppiata in lacrime. Volevo dirle che lavorare per una rivista di moda era un lavoro prestigioso. Ma alla fine ho deciso di rimanere in silenzio. Lavoravo da remoto e scrivevo gli articoli nel mio bar preferito. Io e Robert ci siamo messi insieme, ma Rachel non voleva lasciarci in pace. La incontravamo al cinema, al centro commerciale, in ogni angolo della città. Ti ho comprato l'ultimo iPhone. Ti piace il mio regalo? Usciamo insieme. Non voglio niente da te. E non sono single, lo sai. Un giorno, mentre stavo lavorando al bar, Rachel si è seduta al mio tavolo. Lascia Robert. Te lo sto chiedendo con le buone, non vai bene per lui. Credo che questa decisione spetti a lui. Tesoro, ottengo sempre quello che voglio. Ricordatelo. Speravo che Rachel si arrendesse. Invece un giorno ha superato il limite. Quel giorno, quando sono tornata a casa, ho visto Rachel in salotto. Stava prendendo il tè con mia mamma e con Lia. Eve, perché stai lì impalata? Vieni qui a conoscere Rachel. Non mi sono mossa e ho guardato quella strana compagnia con aria incredula. Che cosa ci fai qui? Che maleducata. Ho un'offerta interessante per voi. Interessante non era proprio la parola adatta. Ha detto che se io avessi lasciato Robert, lei avrebbe promosso Lia sul suo canale. Che bella opportunità! Lia diventerebbe ancora più famosa e noi guadagneremmo bene. Non posso fare questo a Robert. Dovresti pensare alla tua famiglia. Robert è solo il tuo primo ragazzo. Ce ne saranno molti altri. Non ho intenzione di lasciarlo, punto. Vattene, Rachel. Te ne pentirai. Quando Rachel se n'è andata, la mamma si è infuriata e ha smesso di parlarmi. Lia non ha detto una parola ed è andata nella sua stanza. Il giorno seguente, Rachel ha condiviso un video in cui prendeva in giro il modo di cantare di Lia. Il video ha ottenuto un sacco di visualizzazioni. E la sera Lia è tornata a casa arrabbiata. Mi hanno licenziata! Ero sicura di aver fatto la cosa giusta, ma per qualche strano motivo mi sentivo comunque in colpa. Dopo quell'episodio la mia famiglia mi ha ignorata. La mamma ha persino iniziato ad apparecchiare solo per se stessa e per Lia. Ho cercato di ignorarle, ma mi sentivo malissimo. Poco dopo sono andata alla rivista di moda per parlare con l'editor del nuovo articolo. Stavo salendo le scale quando ho visto Rachel e Robert in corridoio. Si stavano baciando? È stato come ricevere una botta in testa. Eve! Quando mi ha vista, Rachel ha sorriso con aria compiaciuta. Stamattina mio padre ha comprato la rivista. Sei licenziata.
Rachel ha chiamato la sicurezza, che mi ha afferrata per le braccia. Ero così sconvolta che non ho neanche opposto resistenza. È stato il momento più umiliante della mia vita. Robert mi ha guardata con gli occhi sgranati, ma non ha nemmeno provato a difendermi. Quando mia mamma ha scoperto che mi avevano licenziata, ha ricominciato a parlarmi. Preferivo quando non mi rivolgeva la parola. Te lo avevo detto che a nessuno interessano i tuoi stupidi articoli. Sei una perdente, proprio come tuo padre. In quel momento le ho risposto a tono. E tu sei talmente abituata a farti mantenere che non riesci a combinare niente da sola. Sono corsa fuori senza darle la possibilità di rispondere e ho sbattuto la porta dietro di me. Ho deciso di riscrivere la mia storia. Ci ho messo tutto quello che provavo. Robert non era più il protagonista, anzi è diventato l'antagonista. E poi ho visto l'annuncio di un concorso letterario. Una famosa casa editrice stava cercando dei partecipanti. Il lavoro del vincitore sarebbe stato pubblicato insieme a quello di alcuni autori importanti. Non pensavo di avere molte possibilità, ma ho comunque mandato il mio racconto. Dopo essere uscita dal bar ho incontrato Lia. Mi ha lanciato un'occhiata strana. Vai, dimmi anche tu che sono una perdente. In realtà sono venuta a fare il tifo per te. Hai ragione. Tua madre non riesce a combinare nulla da sola. Sono contenta che finalmente ti sei difesa. Le parole di Lia mi hanno lasciata senza parole. Ancora più del bacio tra Robert e Rachel. Mi ha chiesto se volevo fare una passeggiata con lei. E sapete una cosa? Ci siamo divertite. All'inizio abbiamo preso un gelato delizioso. Poi Lia ha comprato i biglietti per un giro in barca. La sera siamo andate a una festa in spiaggia. Poco dopo è arrivato un gruppo musicale. Mi sono accorta che Lia stava canticchiando e così mi è venuta un'idea. Potresti cantare con loro? All'inizio Lia ha rifiutato, ma l'ha convinta a farsi avanti. Ha parlato con il frontman e hanno cantato insieme una canzone famosa. Al gruppo è piaciuta la voce di Lia, tanto che le hanno chiesto se voleva registrare alcune canzoni con loro. Sei incredibile! Insieme diventeremo famosi! Lia ci ha pensato un po' e alla fine ha accettato. Nel giro di poco sono diventati famosi sul serio. Ai loro concerti andava tantissima gente. Avevo sempre invidiato la mia sorellastra, ma questa volta ero realmente felice per lei. Un giorno stavo passeggiando lungo la diga quando ho ricevuto una chiamata da un numero sconosciuto. Era l'editor della casa editrice a cui avevo mandato il mio racconto. Congratulazioni, hai vinto il primo posto. Ero così scioccata che mi è caduto il telefono. Si è rotto, ma non mi importava. Avrebbero pubblicato il mio racconto. Era il giorno migliore della mia vita. Quando hanno pubblicato il libro, ho letto le recensioni. Ammetto che ero molto preoccupata. Tuttavia il mio racconto era piaciuto a tutti. Avevano apprezzato soprattutto l'antagonista, che era il personaggio che si distingueva meglio. Che strano, eh? Poco dopo ho firmato un contratto con la casa editrice e ho iniziato a scrivere dei nuovi racconti. Dopodiché ho scoperto che il padre di Rachel era andato in bancarotta. Anche Rachel aveva perso quasi tutti i suoi follower. Mentirei se vi dicessi che non ero felice. Forse è terribile da parte mia, ma ero al settimo cielo. Quel giorno Robert mi ha aspettata fuori casa. Mi dispiace per ciò che ho fatto. Rachel ha detto che mi avrebbe licenziato se non fossi uscito con lei. La mia sorellina è malata. Abbiamo bisogno dei soldi per pagare l'intervento. Non potevo permettermi di perdere il lavoro. Ora però la rivista ha un nuovo proprietario e noi possiamo rimetterci insieme se vuoi. No, potevi dirmelo prima. Ora è troppo tardi. Ero ferita e non volevo vedere Robert. Tuttavia quella sera ho cercato sua sorella su Google. Ho trovato una raccolta fondi per il suo intervento. Ho donato un po' dei miei risparmi e ho sperato che guarisse. Sono diventata un'autrice di successo. So che è difficile crederlo, ma ho persino scritto alcune delle sceneggiature di Diario Segreto. La mamma si è addolcita, ma sapevo che le importava solo del mio successo. Lia ha compiuto 18 anni ed è andata via di casa partendo in tour con il suo gruppo. La mamma se l'è presa, ma io e Lia siamo rimaste in contatto. Un giorno stavo tornando a casa quando ho visto una bellissima auto parcheggiata lì davanti. Quando sono entrata ho sentito una voce vagamente familiare provenire dal salotto. Mi si è fermato il battito. Non puoi più vietarmi di parlare con mia figlia. Papà! Quando i nostri occhi si sono incontrati, papà è diventato di pietra e poi mi ha abbracciata. Siamo usciti e mi ha parlato della sua vita. Quando io e tua madre abbiamo divorziato, mi vergognavo di me stesso. Volevo ottenere qualcosa di cui andare fiero, tesoro. Tutti i mesi ti mandavo dei regali e qualche soldo, ma ho scoperto che tua madre si è tenuta tutto. Quando me l'ha detto, non sono rimasta sorpresa.
Anche se era comunque un peccato. Per tutto quel tempo la mamma mi aveva impedito di vedere papà. Non avevo nemmeno il suo numero. Di recente la fortuna mi ha sorriso. Negli ultimi anni ho scritto un romanzo che è piaciuto a un regista statunitense. E ora stanno girando il film a Hollywood. Riesci a crederci? Papà era diventato un uomo ricco e di successo, ma non mi interessava. Ero felice anche solo perché era lì con me. Sono contento che stai seguendo le mie orme. Papà mi ha proposto di trasferirmi da lui a Los Angeles e ho accettato subito. Ovviamente la mamma si è infuriata. Sei un'ingrata! Ti ho cresciuta e ora tu mi lasci così! Ora ho una vita, mamma. A Los Angeles ho ricominciato da zero. Ho maturato un po' di esperienza, ho frequentato dei corsi di scrittura e ho conosciuto un sacco di gente interessante. Un giorno a una festa ho incontrato Robert. A quanto pare era diventato un modello di successo e si era trasferito a Los Angeles. Secondo le voci, Robert aveva pagato l'intervento alla sorella e lei era guarita. Da quel momento non sono più riuscita a togliermelo dalla testa. Ce l'avevo con me stessa, ma continuavo a struggermi per lui. Un giorno sono tornata in Italia e sono andata nel mio bar preferito. Posso offrirti un tiramisù? Ho alzato lo sguardo e ho visto Robert seduto davanti a me. Anche il protagonista fa degli errori ogni tanto. Ti prego, voglio dimostrarti che non sono cattivo come credi. Robert mi ha guardata negli occhi e mi si è fermato il battito. Secondo voi merita una seconda possibilità?